Contro la criminalità organizzata nel Foggiano stanno già arrivando risultati importanti, lo ha detto il capo della polizia Lamberto Giannini, oggi in visita a Mottola per l'inaugurazione di un parco dedicato alla memoria di Francesco Cicquera, un poliziotto morto in servizio 14 anni fa. Michele Peragine. I nostri caduti sono parte di noi e sono la carne viva della Polizia di Stato. Così il capo della polizia, Lamberto Giannini, ricorda gli estremi sacrifici di quanti hanno perso la vita in servizio, come Francesco Cicquera, medaglia d'oro al valor civile. A lui la città natale, Mottola, ha dedicato un parco urbano nel nuovo quartiere residenziale di Sacro Cuore. Era il 14 maggio del 2008, alcuni agenti di polizia e carabinieri erano intervenuti per rilievi a seguito di un incidente stradale lungo la Gioia Castellaneta. Intanto sopraggiungeva un'auto a forte velocità che investiva il gruppo. Francesco Cicquera, 36enne, assistente della polizia stradale, morì in ospedale. Feriti un suo collega e due carabinieri. La deposizione di una corona al monumento dedicato al caduto a chiudere la cerimonia. Presenti autorità, cittadini e i giovani per i quali il sacrificio estremo di chi è morto per gli altri dovrà essere particolarmente significativo, il prefetto Giannini ha assicurato la massima attenzione al territorio, promettendo il potenziamento degli organici, ma ha anche messo in evidenza la vicinanza alla polizia della comunità di Taranto per i noti fatti del 22 gennaio scorso. Sono rimasto molto colpito anche della grande reazione di affetto che ha avuto Taranto,